Pro Evolu- Salve e benvenuti. Manca poco l'inizio della partita, per cui cedo subito la parola a Mauro Sandreani per un breve commento. Buonasera a te Marco e grazie. La partita di stasera è uno degli avvenimenti più attesi di tutta la stagione. Non vedo l'ora che si cominci. Si gioca da destra verso sinistra, attaccherà Roma, da sinistra verso destra Lazio, De Rossi, tira da fuori Cesar, Dabo. Ecco un'occasione favorevole per partire in contropiede. Mancini. Totti. Tenta la fortuna. È stato un tiro intelligente, ma il portiere l'ha fermato molto bene. L'altezza era giusta, ma mancava la potenza necessaria. Sono trascorsi 15 minuti. Intercetta. Aquilani. Dellas. Mexes. Dellas. Mexes. De Rossi. Dacour. Aquilani. Il portiere si è mosso e ha preso il pallone senza che nessun attaccante lo impensierisse. Liverani. Dabo. Oddo. Manfredini. Con un buon cross potrebbero segnare il primo gol. Ed è fuori per una rimessa dal fondo. Quindici minuti al fischio finale della prima frazione. Rocchi. Liverani. Manfredini. La difesa deve stare attenta in questo caso. La mette in mezzo. È davvero sorprendente che sinora non ci siano stati ancora gol. Di testa! Hanno un'altra possibilità. Forse stavolta potranno sfruttarla meglio delle precedenti. La mette sul primo palo. Respinto dal palo. Il pallone ha varcato la linea ed è dunque rimessa. Dellas. Chivu. De Rossi. Aquilani. È entrato in scivolata. Dellas. Due minuti di recupero. Gran controllo in questa circostanza. Il portiere c'è, si è mosso in tempo e l'ha bloccata. E dunque abbiamo raggiunto il giro di boa. Credi che vedremo qualche cambiamento nel secondo tempo, Mauro? Qualche modifica? Dunque, vediamo cosa ci offrirà il secondo tempo. E adesso, da destra verso sinistra, Lazio. Da sinistra a destra, Roma. Punizione.
Muzzi. Questo è chiaramente fallo, ma era dentro l'area di rigore? No, era fuori area. Sembra che stia meditando di andare al tiro. Direttamente a rete. Incredibile, appena lato del palo destro. Credo che abbia fatto bene provare e penso che anche i suoi compagni siano d'accordo. Montella, Totti. Cassano. Buon intercettamento. Muzzi. Possesso riconquistato dalla difesa con un'efficace marcatura. Manfredini. Sono in buona posizione sulla sinistra. Tira! Beh, non è riuscito ad essere preciso in questo caso. Forse non è riuscito a coordinarsi bene su questo tiro, ma comunque è stato un buon tentativo. Facile preda del portiere. Cesar, Liverani, Muzzi. Il fischio c'è. Aquilani. Occasione per un cross. Finirà il cross in modo efficace. Non è riuscito a trattenerla, ma è comunque riuscito a metterla al sicuro. Quindi a corner. La mette sul primo palo. Ecco un tiro. Entrambe le squadre non stanno tirando indietro la gamba. Mauro, hanno effettuato un cambio. Sì, l'allenatore deve aver pensato che per segnare era necessario un cambio di rotta. È stata raccolta dal portiere. Ribari. Zauri. Liverani. Ottimo gioco di gambe e possibilità di contrattaccare in contropiede. Questo è un ottimo intervento liberare. È fuori gioco. Non ha calcolato bene il momento in cui scattare. Solo 5 minuti al fischio finale. Fermato molto bene. De Rossi. Cesar. La difesa deve rimanere incollata agli uomini adesso. Tenta la fortuna, l'ha messa dentro. Aprono le marcature con un gol segnato nell'ultima parte dell'incontro. Il recupero. Lo stavano aspettando da lungo tempo. Ci è voluto un'eternità, ma alla fine il risultato si è sbloccato. Speriamo di riuscire a vedere degli altri gol. Beh, questa partita è stata molto emozionante, ma non posso credere che finisca in questo modo. È vero, Mauro. Sono riusciti ad andare in vantaggio. Hanno segnato quando manca pochissimo alla fine. Adesso sono i logici favoriti dell'incontro, vero Mauro? Se fossi uno scommettitore, punterei tutto sulla loro vittoria adesso. È sufficiente che tengano duro. Rocchi. Liverani, senza precisione. Dabo, Cesar. Il terzino destro deve stare allerta qui. Chiaramente un fallo.
Ci sono 5 uomini in area da poter servire. Ed è un colpo di testa. Il portiere dovrebbe chiedere spiegazioni alla propria difesa per averlo lasciato tirare. Un altro cambio qui. Hanno effettuato un cambio, Mauro. Sono determinati a reagire. Sì, l'allenatore probabilmente sentiva che avrebbe dovuto fare qualcosa per recuperare. La speranza è che le forze fresche possano fare la differenza. La partita è finita. Hanno strappato l'1-0 tirato per i capelli e hanno portato a casa la vittoria. Partita dura, Mauro, ma quel gol nel recupero è stata una sorpresa. Hai ragione, Marco. Entrambe le squadre avevano giocato bene, ma quello che è accaduto dimostra che non ci si può mai deconcentrare fino a quando l'arbitro non fischia. I tifosi stanno rientrando a casa. Grazie a Mauro, qui accanto a me. Grande serata, Marco. E non vediamo l'ora di riabbracciarvi alla prossima partita. Buonanotte.